Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un'opera un po' particolare. Vabbè, dai, tagliamo la testa al toro, è un hentai. Lo è, lo è. Voi lo sapete che io di solito non parlo di queste opere perché non ne compro tantissime. C'è stato un periodo che le compravo, ma poi leggendole, vedendo che a me le opere con 200 storie, i volumi, scusate, con 200 storie dentro, e quindi non ce n'è nemmeno una fatta bene, non mi piacciono e quindi ho smesso di comprarle. Questo qui lo conoscevo, avevo visto delle immagini su internet, poi ho visto che è uscito anche in Italia, ho detto vabbè, ho pio, ho preso il primo volume e il secondo perché è completo in due volumi. Mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, ma non perché è fatto bene, perché è bello di qua, è bello di là, mi è piaciuto perché io sono identico al protagonista. Nel senso, il carattere mio è quello del protagonista. Io farei le stesse cose. Veramente. Quindi per questo ve ne voglio parlare. Allora, vi faccio vedere la copertina anche se cerco di censurare un pochetto. Si chiama Twin MILF. Probabilmente questo video non lo vedrete mai, o comunque YouTube me lo censurerà. Spero di no, ma comunque. Allora, questa storia è abbastanza classica in questo mondo, quindi nel mondo dell'amore, perché non posso usare altre cose, perché per internet, per YouTube non posso usare altre parole, no? Per l'amore, per questo settore hentai, è abbastanza classica, ok? Allora lui, questo ragazzo, è lì nella sua casa, in una casetta abbastanza piccola, e si trasferisce vicino a lui una donna sposata con un figlio, una delle due gemelle, ok? Perfetto, lui la vede, comunque è una bellissima donna, vorrebbe starci insieme, ma comunque lei è sposata, non può farci niente. A un certo punto si chiama Yumi, se non mi ricordo male, si chiama Yumi, la donna sposata, cioè la gemella sposata, quella single si chiama Nami. Vabbè, comunque, lui è lì tranquillo, un giorno la incontra per la strada, la aiuta, gli porta, mi sembra, la spesa e boom, scopano. Così, che cazzo è successo? Perché? Lui un po' sorpreso, però accetta, vorrei anche vedere. Fanno quello che devono fare, lui poi torna a casa sua tranquillissimo, ci pensa e dice: ma come? Ma era una donna sposata e tutto? Beh, sono contento, però. Ok, va bene così. Passano un po' di giorni, lui la rincontra in giro col marito, la guarda un po' così, perché comunque c'è stato quello che c'è stato, lei normalissima, normalmente, non c'è nessun problema. Poi successivamente lui scopre che quella che si è fatta non era Yumi, quindi non era la donna sposata, ma era Nami, era sua sorella. La scopre dopo questa cosa. Sua sorella è un po' una zoccola. Nel senso, è un po' una zoccola. Cioè, vabbè, comunque, sua sorella è un po' zoccola. Lui, in qualche modo, adesso non vi dico cosa perché dovete scoprirlo voi, riesce a farsi anche Yumi. Ok? Mancherebbe, ci mancherebbe. Quindi si fa Yumi e Nami. Andando avanti con la storia, non voglio tirarvela troppo lunga perché, a parte che non c'è molto da dire, nel senso, trombano, 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 fanno due discorsi, trombano, 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 cioè, capito? Andando avanti con la storia, lui, non mi ricordo se stava facendo con Nami, mi sembra, stava facendo qualcosa con Nami. Arriva Yumi, entra in casa Yumi e vede questa scena di loro due. Chiaramente sorpresa, oddio, oddio, adesso cosa faccio? Cosa devo fare? Secondo voi, che cosa è successo? Se n'è andata? Li ha uccisi? Li ha picchiati? Si è unita a loro. Si è unita a loro. E quindi lui, il nostro ragazzo, ha due gemelle a sua disposizione. Uguale in tutto. In tutto. Ok? Io, vi dico la verità, non riesco cioè a capirle chi è una e chi è l'altra. Sì, se parlano dal carattere magari le capisco, ma se le vedo così, l'unica differenza che ha l'una con l'altra è che una c'ha l'anello perché è sposata e l'altra no. Solo questo. Andando avanti, ragazzi, il nostro protagonista scopre che comunque anche Yumi, la donna sposata, è una maiala. È molto simile alla sorella, molto simile. Magari leggermente più contenuta, ma poco, veramente poco. Addirittura ci racconta che quando erano al liceo le due ragazze, quindi le due gemelle, si toccavano, si baciavano, facevano cose insieme. Può piacere? Può non piacere? Ci sta, ci sta. E anche da grandi, dopo aver raccontato questa cosa, vuoi non fare niente? Vorrei vedere, ci mancherebbe altro. Quindi poi anche da grandi vedi quello che fanno. Vabbè che erano grandi anche da ragazze, perché erano tipo al liceo, quindi non è che erano ragazzine. Comunque,
Comunque, il nostro protagonista decide di farle vestire come erano al liceo, ok? Con il vestito, con la gonna corta e tutto. E vanno tutti e tre al campo d'allenamento, perché il nostro protagonista gioca a calcio, ma gioca a calcio in maniera molto amatoriale, insieme ai suoi amici, e ha portato queste due donne che fanno le ragazze pom pom. Manco ve lo sto a dire, la partita di calcio è una partita un po' strana, perché la gente si distrae a guardare loro, chiaramente loro continuano a fare le loro cose, non vi dico. Finisce tutto, tornano a casa, il nostro protagonista deve lavorare al computer e c'è Nami, quindi la sorella single, che gli rompe le palle. Dai, facciamo questo, facciamo... Non devi rompere i coglioni, sto lavorando. Però poi, fino a un certo punto, perché poi all'uomo va via il sangue dal cervello e deve fare il suo lavoro. Con Nami. Ma visto che non è contento il ragazzo, cosa fa? Chiama al telefono Yumi e gli passa anche la sorella e gli fa sentire quello che stavano facendo. Stronzissimo. Lui, anzi no, lei poi va in bagno e dice: ma non è giusto che fate queste cose, mentre si hai capito. E gli ha fatto venire la voglia. Che figlio di puttana il ragazzo. Praticamente mi sto dando da solo del figlio di puttana, perché io farei la stessa cosa. Questa la taglio. Come finisce, ragazzi, il volume? In una maniera un po' strana, lo fanno tutte e tre insieme di nuovo. Cioè, proprio una cosa strana, no? Che non hanno ancora fatto, poi, soprattutto. Vabbè, comunque, poi ci sarà il secondo volume, che adesso non vi racconto, è bello anche il secondo volume. Ve lo consiglio? Sì, il prezzo è di 7,90. Sono tanti. Però ci sono anche delle pagine a colori. Ve lo consiglio? Sì, dai, potete provare a prenderlo. Prendete il primo, se vi piace, poi prendete anche il secondo. Alla fine sono solo due volumi. Ragazzi, che dire, io con questo video mi sono distrutto, nel senso non tromberò più per il resto della mia vita, perché se una persona ha letto questo volume e vede il ragazzo, io sono uguale a lui, però lasciamo perdere. Quindi ragazzuoli, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, se non è piaciuto chiaramente pollice in giù, e